Buongiorno, buongiorno a tutti. Qualche piccolo problema tecnico oggi nella connessione, ma abbiamo risolto, quindi credo che possiamo partire con la nostra diretta di oggi, il nostro quarto webinar. E oggi parliamo di logistica e centri distributivi, un tema molto ampio, molto complesso e che direi soprattutto in questo periodo è agli onori delle cronache perché stiamo spostando le nostre abitudini di consumo molto spesso verso piattaforme online e che richiedono poi l'organizzazione della gestione di flussi di informazioni e di merci. Oggi è con me un collega, Emanuele Govetto, Senior Kaizen Trainer di Kaizen Institute. Ci sei, Emanuele? Sì, ciao Alessio, buon pomeriggio a tutti. Benissimo, insieme a lui vedremo come approfondire alcuni aspetti di questo mondo molto complesso, molto anche nascosto, tipicamente, che è quello proprio della gestione dei centri logistici, dei centri distributivi. La prossima diretta che faremo la settimana prossima invece, si focalizzerà di più sulla parte di customer in, quindi in quei casi in cui la logistica o i servizi prevedono proprio il cliente all'interno del processo, ad esempio i casi della logistica di retail. Ma oggi torniamo sul nostro argomento di oggi, quindi la gestione proprio corretta della logistica e dei centri distributivi. Allora, Emanuele, di cosa ci parlerai oggi in questo webinar? Sostanzialmente faremo una piccola panoramica sul contesto, quindi dove si colloca un centro distributivo, più o meno le logiche di funzionamento così da poter immergere anche persone che non sono proprio avesse a questo tipo di realtà, le logiche, un accenno alle logiche di come vengono allocati gli oggetti all'interno dei centri distributivi, alcuni esempi di KPI, poi chiaramente un percorso tipicamente Kaizen. Nei centri distributivi, che tocca tre ambiti: la gestione degli ordini, la gestione dei team e la trasformazione fisica e digitale. In ultimo, qualche proprio piccola pillolina sulla supply chain 4.0. Ah, direi veramente un tema molto ampio, quindi cercheremo di dare un po' di profondità, credo con un paio di casi, giusto, in cui ci guiderai. Sì. Perfetto, perfetto. Allora, ricordo solo a tutti un po' le regole del webinar per la corretta interazione, che sono queste qui. Quindi questo webinar dura fino alle 5:20, 5:15. Tratteremo una serie, vedrete, molto ampia di temi. Saremo guidati da Emanuele attraverso il percorso delle slide e chiaramente potete fare domande durante tutto il nostro webinar scrivendole esattamente tra i commenti a questo post. Noi risponderemo alla fine alle domande, quindi aspetteremo la fine per riuscire un po' a raccoglierle e a dare risposta a tutti. Però sapete che al termine del webinar, compilando la richiesta che c'è nel form del primo commento proprio di questo post, potete ricevere tutta la documentazione, qualcosina in più anche su quello che tratteremo. Sappiamo infatti che vedendo il webinar magari dal telefono, magari dall'iPad, la qualità delle slide non è proprio il massimo, però tranquilli potete vederlo nella documentazione che riceverete e che Alessia vi manderà subito dopo. Bene, direi, abbiamo detto praticamente tutto, possiamo partire. Quindi, Emanuele, da dove partiamo? Ma io direi partiamo dal contesto, quindi una breve mappa per se ci sono dei neofiti tra il pubblico. Allora, il centro distributivo sostanzialmente che cosa fa? Serve delle merci tipicamente a consumatori, quindi io faccio un acquisto tramite un'app, tramite il web e mi vedo recapitare a casa un oggetto. Il secondo flusso è l'invio di merci presso degli store, presso dei negozi. Il terzo è l'invio di oggetti presso altri centri distributivi, i quali poi invieranno ad altri store. Il tutto, come vi dicevo prima, sulla parte soprattutto consumer, quindi il consumatore finale accede, ordina i suoi oggetti tramite delle app, mentre la parte più tradizionale, quindi customer piuttosto che altri distribution center, accedono tramite portali con invio dati tramite EDI piuttosto che mail per la richiesta per l'ordinazione delle merci. Chiaramente il distribution center viene alimentato da una o più fonti di sourcing, che possono essere forniture piuttosto che fabbriche dello stesso distribution center.
Probabilmente andrò un po' più nel dettaglio. Allora, facciamo una sorta di, come dire, di cornice per dire quali sono i tipici prodotti che vengono allocati nei centri distributivi e quando ha senso implementare un centro distributivo. Chiaramente quello di cui noi stiamo parlando è un centro distributivo tipicamente di un'azienda, non è il centro distributivo che molti pensano come Amazon, Zalando, Yux, eccetera. Quindi sui tipici prodotti troviamo chiaramente il fashion, quindi le grosse case di moda utilizzano i centri distributivi, ricambistica, automotive, l'alimentare, farmaco e in generale articoli per la TDO, che possono essere prodotti per il giardinaggio, pulizia, barbecue, eccetera, eccetera. E ora veniamo alla domanda: quando implementare un centro distributivo o addirittura quando smantellarlo? Perché ci è capitato anche dei casi in cui abbiamo smantellato il centro distributivo. Sostanzialmente possiamo riassumere in sette passi, una di queste sette caratteristiche deve essere rispettata per far sì che abbia senso l'implementazione di un centro distributivo. 1. La necessità della vicinanza del cliente. Quindi ad esempio io sono un produttore in Italia, ho una grossa penetrazione sul mercato spagnolo, ecco, in quel caso lì forse ha senso aprire una filiale o comunque un centro distributivo che in maniera capillare serva il mercato spagnolo. L'altro punto, il secondo, è se io ho un canale e-commerce di vendita, come vi dicevo prima, se io ho un canale B2C, quindi verso il consumatore finale il quale compra tramite un'app piuttosto che un portale sul web. Il terzo è se un'ampissima apertura verso i clienti, verso il numero dei clienti, quindi se io ho un numero notevole di clienti a cui devo spedire, ecco che una fabbrica tradizionale fa molta fatica a servire con un certo livello di performance a servire i clienti. Il quarto punto è se io ho portafoglio moltissime SKU, qui ho messo un esempio maggiore di 1000, mi viene in mente tipicamente quelli che producono ricambistica automotive. Il quinto punto è se il lead time richiesto dal cliente è molto molto inferiore rispetto al lead time di produzione. Vi faccio un esempio: il cliente chiede, noi clienti chiediamo che un determinato oggetto dal momento dell'ordine ci venga recapitato a casa in 3-4 giorni, mentre chi lo produce ci mette 2 settimane. Ecco che lì ha senso implementare un centro distributivo. Il sesto punto, packaging personalizzato. Quindi il cliente, in questo caso non è il consumatore, ma il cliente chiede degli oggetti personalizzati per lui. Esempio, Esselunga chiede a De Cecco, Barilla o qualsiasi altro nome della pasta, chiede il packaging col suo nome. Quindi in quel caso lì, di nuovo, ha senso implementare un centro distributivo. L'ultimo punto è sourcing da più clienti / siti produttivi. Quindi se io ho N fornitori che mi forniscono il prodotto finito, oppure N stabilimenti che forniscono un prodotto finito, ha senso convogliare tutto su un unico punto per poi ridistribuire a livello italiano, europeo, mondiale. Il tipico processo che avviene all'interno di un centro distributivo, quello più semplice, è riconducibile a 4 passi. Il primo è l'inbound, quindi il ricevimento della merce, il controllo, conta e l'allocazione in scaffali piuttosto che magazzini verticali, piuttosto che magazzini tipo modula, quindi automatici. Il secondo punto è, a fronte di un ordine, faccio un picking da queste aree di stoccaggio per poi inviare a banchi piuttosto che linee di confezionamento per poi finire l'outbound, quindi sulle varie spedizioni pronte per essere caricate sui vari camion e essere spedite a destinazione. Un processo un po' più evoluto, e lo vedremo poi in un caso che abbiamo sviluppato noi per un cliente, è un po' più complicato. Quindi ho sempre l'inbound, come vi dicevo prima, quindi accolgo la merce, la controllo, la conto e l'alloco. Ho un picking
è un packaging primario, quindi tengo magazzino degli oggetti neutri, quindi io ho ad esempio una penna senza il suo packaging primario, senza il suo cartoncino, l'elastico eccetera. Alloco in un supermarket piuttosto che un magazzino, a fronte di un ordine, quindi faccio picking, confeziono e poi nel caso che poi vedremo, come dire, vado a prendere questi oggetti in dei scaffali apposta che si chiamano supermarket, in un'area apposta di fast picking, e poi quindi creo il packaging secondario, lo scatolone a fronte di un ordine e di nuovo spedizione. Parliamo adesso delle logiche di allocazione. Dunque, tipicamente le due proprio tipiche logiche di allocazione all'interno di un centro distributivo sono due. Poi in bibliografia ce ne sono n, ma io vi ho riportato quelle due tipiche. Random, che un po' ne fa da, come dire, apripista, Amazon. Quindi di fatto qua non c'è una regola di allocazione precisa, ma il primo, come dire, il primo posto a scaffale che si libera alloco l'oggetto. Questo tipicamente viene fatto sì Amazon, ma se parliamo di centri distributivi di un'azienda, tipicamente sono nell'ambito del fashion, perché come ben sapete un articolo fashion ha una durata molto limitata, la sua vita è molto limitata, si parla di un po' di mesi, dopodiché questo articolo decade e poi arriva la stagione nuova. Nei casi eccezionali poi entra sia a catalogo e diventa un oggetto permanente, ma tendenzialmente ha una vita di pochi mesi. Quindi diventa molto molto inefficiente continuamente spostare gli oggetti con più alta, come dire, alto vendetti verso le zone più vicine al picking. Il secondo che vedete sulla destra, ABC, la seconda tipologia di locazione è tipicamente ABC, quindi metto più vicino alle zone di picking i classe A, quindi i più alto vendenti in termini di volume, poi B e poi C. Ora, per fare una zoomata sull'ABC, quindi vi dicevo, nella zona più vicina al picking vado a mettere tendenzialmente, no, secondo la regola di Pareto, il 20% dei codici fa l'80% di volumi, e poi via via sempre più lontano quelli che vendo meno in termini di volumi. Ecco che qui un po' si crea, come dire, un piccolo errore, e quindi noi abbiamo come dire, evoluto questa logica ABC costruendoci una matrice, secondo la matrice volume regolarità, quindi vedete sulle X ABC e invece sulle Y la classe di frequenza. Quindi io vado a come dire, classificare i miei oggetti sia in termini di volume ma anche in termini di frequenza. E di conseguenza poi le allocazioni seguono più la frequenza che i volumi. Quindi io partirò allocando prima gli high runner ABC, poi i medium runner ABC e poi low runner ABC. Questo perché? Perché vado a ridurre le movimentazioni degli operatori, quindi vado a ridurre i MUDA. Poi se entro vi ho riportato il caso tipico della ricambistica automotive, dove gli oggetti permangono nei centri distributivi per anni, decenni, e quindi ha senso aprire la classe C anche in D ed E, anche perché lì si nascondono il numero più elevato di codici, e quindi non posso trattare tutti i codici come classe C, ma li devo aprire almeno in D ed E, quindi avere tre stratificazioni di codici, e in più si va ad aggiungere una classe di frequenze che sono i very low, qui riportato L2. Quindi, per farvi un esempio, un oggetto che viene venduto una volta in un anno con quantità 1, questa è la tipica configurazione E L2. Passando ai KPI, chiaramente tutto quello che non misuro, che non monitoro, non riesco a migliorarlo, no? Quindi questo è, come dire, un po' anche il nostro mantra. Qui vi ho riportato alcuni KPI tipici che implementiamo all'interno dei centri distributivi qualora non ci dovessero essere, e toccano, diciamo, i processi principali. Prima di tutto la sicurezza degli operatori, quindi il numero degli incidenti. Il secondo
è la parte di packaging, quindi come dire, il monitoraggio della produttività o di linee automatiche di confezionamento o di linee con dei banchi manuali, ma comunque con la presenza dell'uomo. E qui tipicamente gli indicatori che utilizziamo sono pezzi per persona ora. A livello invece di picking, quindi di prelievo di oggetti dagli scaffali, anche qui, scusate, monitoriamo la produttività con sempre pezzi persona ora. Sulla parte di inbound, quindi di ricezione merce, controllo e delibera per la locazione sugli scaffali, piuttosto, come dicevo prima, magazzini automatici, utilizziamo due indicatori. Uno è il lead time, quindi quanto tempo la merce sosta in queste aree. E il secondo è l'on-time delivery inbound, cioè in quanto tempo riesco, se mi dà un target di 3-2 giorni, in quanto tempo riesco ad allocare la merce. Giusto per aprire una parentesi, questi due tipi di indicatori sull'inbound hanno senso essere implementati quando l'arrivo di merci è notevole, quindi si parla di dai 30-40 mila articoli, 70-100 mila articoli, se io, quindi si parla di centinaia e centinaia di bancali che arrivano al giorno, con tutti i codici diversi sopra. Se mi arrivano un numero basso di bancali con un piccolo ventaglio di SKU, non ha tanto senso. Sì, però il modello che ci stai dando, diciamo, ci fa fotografare una qualsiasi piattaforma logistica e poi può essere appunto ridimensionato a seconda della complessità che troviamo. Perfetto, assolutamente sì. Qui diciamo, riportiamo il caso più ampio, poi ognuno può prendersi un pezzettino e calzarlo sulla sua realtà. L'altro processo che monitoriamo è la qualità, quindi PPM, vuol dire le non conformità riscontrate dal cliente. Ad esempio, una tipica non conformità è l'arrivo di una merce sbagliata al cliente, che può essere sia proprio l'SKU in particolare, quindi ordino banalmente una scarpa in pelle e mi arriva in stoffa, piuttosto che la taglia. E invece sulla parte PPM DC, che vuol dire parti per milione distribution center, è le non conformità che genero all'interno del centro distributivo, tipicamente il danneggiamento della merce durante l'handling, durante la movimentazione. L'altro processo che monitoriamo è la parte sales, quindi la parte vendite, e qui utilizziamo tre indicatori. Uno è il budget di fatturato verso il reale. Il secondo, che è quello che teniamo molto a cuore, soprattutto all'avvio dei nostri progetti, è il monitoraggio degli ordini in ritardo. E il terzo è chiaramente la puntualità delle consegne con on-time delivery outbound. L'ultimo è la parte di storage, quindi di controllo del livello delle giacenze all'interno dei centri distributivi. Tipicamente lo misuriamo come milioni di euro, virgolette, parcheggiati all'interno. Poi ci sono N indicatori, come l'indice di rotazione, ce ne sono N. Qui vi ho riportato quelli più, come dire, più sintetici, pratici, che utilizziamo, insomma, abbastanza spesso. Qui di seguito alcuni indicatori che monitorano la parte un po' più operativa, e vi ho riportato come dire, i due andamenti. Qui c'è 2017-2018, che è prima e post progetti Kaizen. Quindi in questo caso qui è monitorato l'inbound, quindi l'accettazione, la permanenza delle merci fino alla locazione. E come potete vedere, dopo tutta una serie di cantieri, così noi li chiamiamo i progetti Kaizen, all'interno di questo distribution center abbiamo fatto un passo notevole, sia in termini di on-time delivery, sia in termini di giorni di permanenza. Qui non si elince, ma siamo passati da circa 3 giorni di permanenza della merce sulle baie di arrivo a 2 giorni. Uno potrebbe dire, vabbè, potrebbe essere non un salto importante, ma in questo caso qui vi riporto un dato significativo, che è l'arrivo di circa 70.000 articoli giorno. Sì. Quindi un impegno molto, molto notevole.
Mi sembra che a differenza dei webinar precedenti, dove potevamo sintetizzare anche il modello di controllo di un sistema produttivo, che fosse poi di manifattura o di impianti, con pochi indicatori, ricordo Roberto nell'ultimo webinar ci parlava dell'OEE come indicatore spia un po' di tutto il meccanismo, ci stai dicendo che invece la logistica merita un panel di indicatori più complesso, più articolato e quindi anche una capacità di presidio sui processi. Parlavi di 4.0 alla fine, che è un po' più spinta. Sì, è un po' più spinta anche perché ho elementi che costituiscono il processo non proprio legati tra loro come potrebbe essere un impianto di laminazione piuttosto che un impianto di imbottigliamento, quindi è un po' più delicato la parte logistica, ecco, ed è meno regolamentato. Dopo quando andiamo sui casi vi approfondisco un po' meglio la cosa. È chiaro che anche qui l'importante qual è? Non esagerare quei KPI, perché se comincio ad averne troppi poi alla fine non monitoro niente, cioè devo avere quelli giusti che mi tengono sotto controllo il processo nei punti in cui potrebbe deviare. Perfetto. Ok. Il secondo che vi porto è la produttività, quindi lo riporto come produttività globale, quindi qua non facciamo una distinzione tra diretti, indiretti, manodopera indiretta, MOI, insomma come il vecchio paradigma, i vecchi schemi, qua sono tutti dentro, cioè sono tutti che concorrono per il servimento del cliente, che può essere il cliente finale piuttosto che lo store, quindi tutti dentro, sia colui che va ad allocare la merce che colui che la confeziona. Anche qui, come potete vedere, 2017-2018 il salto è stato abbastanza considerevole. E questi grafici che vi sto facendo vedere, non per questioni di rispetto verso il cliente, chiaramente non vi dico chi è, ma vi posso dire che stanno seguendo un trend di crescita del fatturato di oltre il 20%, quindi c'è un aumento di produttività ma a fronte anche di una crescita del 20%, quindi come voi ben sapete con l'aumento di fatturato si genera un certo stress fuori all'interno delle realtà industriali. L'ultimo, l'outbound performance, in sostanza l'O2D, anche qua c'è stato un salto, ma la cosa più, se volete, interessante è stata la stabilità. Se vedete, da giugno, quando abbiamo cominciato a stabilizzare il nuovo processo, le nuove soluzioni che abbiamo implementato, come potete vedere, ha cominciato a essere un po' più stabile, e, poi da settembre in poi, è tra il 100 e il 95, quindi un ottimo risultato. Bene. L'ultimo, non tanto legato alla performance del centro distributivo, ma più che altro legato a quanto questo sistema è in grado di migliorarsi. E qui che cosa facciamo? Andiamo ad identificare PDCA. PDCA è una metodologia del miglioramento continuo di Kaizen, che in sostanza ci aiuta ad individuare i problemi e poi via via ci guida a creare degli standard. In questo caso, questa è chiaramente una fotografia ad un determinato momento, siamo riusciti ad intercettare 274 problemi, risolti 235, con quei 235 abbiamo portato a casa 3.260 ore, quindi circa due persone equivalenti. Questo ci dà il polso della situazione di quanto è vivo il miglioramento continuo all'interno del centro distributivo. Sì, e soprattutto in una condizione di crescita, che può liberare veramente risorse per fronteggiarla anche. Infatti i due FTE non è che sono stati mandati a casa, ma anzi sono stati subito impiegati per far fronte alla crescita. Quindi questa è anche la cosa molto, molto interessante. Allora, ora veniamo al tipico, per noi è tipico, magari per altri un po' meno, percorso Kaizen nei centri distributivi. Diciamo che i tre filoni che seguiamo, che accompagniamo all'interno dei nostri clienti sono la gestione degli ordini, quindi come riorganizzare la parte di gestione degli ordini, il secondo la gestione del team e il terzo la trasformazione fisica e digitale. Come lo facciamo? In un caso
mettiamo in piedi un sistema di sincroordini, il secondo utilizziamo il Daily Kaizen, poi vediamo che cos'è, e il terzo sono i cantieri Kaizen o anche progetti, per chi non conosce cosa sono i cantieri. Quindi sulla parte sincroordini, che cosa facciamo? In questo caso vi ho portato sempre, ho cercato di dargli un taglio molto operativo, così insomma magari le persone si ritrovano un po' di più. Vi ho portato un caso in cui qui vedete un carico di capacità a fronte di righe ordini settimanali. I numeri che vedete sono numero di righe per settimana. Quindi, fatta un'analisi iniziale, fatti dei test nel centro distributivo, siamo riusciti ad individuare la soglia entro la quale tutti gli ordini possono entrare tranquillamente. Superata quella soglia, ecco che entriamo in crisi. In questo caso è circa 7500 righe settimana. E qui, nel momento in cui superiamo quella soglia, si attiva un warning, e questo warning determina l'avvio, noi lo chiamiamo sincrovendite. Che cosa succede? Succede che il responsabile del centro distributivo, produzione, acquisti e customer si incontrano e decidono cosa fare, decidono come gestire quella criticità, se posticipare un ordine, anticiparlo, frammentarlo e così via. Questo sempre per garantire la massima soddisfazione del cliente. Poi, entrando con un taglio un po' più gamba, quindi più sul campo all'interno del centro distributivo, abbiamo una schedulazione giornaliera oraria. Allora, qui vi riporto una scheduling box che è tipica delle realtà industriali di assemblaggio. In questo caso, già l'introduzione di questa scheduling box, quindi dire alle persone cosa devono fare in quell'orario lì, già è stato un salto quantico. Poi chiaramente ci sono, come dire, appresa la metodologia e costruita la nuova abitudine, si può passare a qualcosa di digitale, quindi non c'è più bisogno di stampare la carta, ma ho dei terminalini in cui il carico di lavoro e la sequenziazione oraria viene già, fatemi dire, in automatico. Ora vediamo il secondo filone, il Daily Kaizen. Ora qui vi riporto, l'ho chiamata struttura semplice. Che cosa vuol dire? Io ho un centro distributivo di, fatemi dire, piccole dimensioni, in cui ho gli operatori che chi confeziona, chi porta, chi fa il prelievo, chi porta la merci alle linee piuttosto che ai banchi di confezionamento, ha un team leader o un capoturno, CEO di turni. E qui l'incontro, il meeting che fanno in reparto, che noi lo chiamiamo DK0, quindi Daily Kaizen livello 0, cioè le fondamenta del miglioramento continuo, avviene una volta per turno, e il team leader o il capoturno guida questo incontro, in cui c'è tutta una scaletta, un'agenda da seguire, discussione degli indicatori, problemi del giorno prima, il piano della giornata, eccetera, eccetera. L'ultimo punto è quello dei problemi. Infatti, se vedete sulla sinistra c'è scritto escalation dei problemi. Che cosa significa? Cioè, tutti quei problemi che il capoturno, quei suoi ragazzi, non riesce a risolvere, ma non per incapacità, tendenzialmente perché non ha la possibilità di attivare altri enti piuttosto che deliberare degli investimenti, passa questi problemi a livello successivo, quindi di K1. In questo caso, in questa realtà, viene svolto una volta al giorno, e l'incontro avviene tra pianificazione, il capo reparto e il team leader. Qui tipicamente si discutono problemi di pianificazione, gestione degli ordini, eccetera. E anche qui gli ordini, scusate, i problemi che arrivano da livello 0, se uniti ai problemi di livello 1, se risolvibili a questo livello, bene, altrimenti saltano, quindi scalano, arrivano a livello 2, dove troviamo il direttore del centro distributivo insieme al customer, pianificazione, capo reparto e qualità, che si incontrano e anche qui discutono di indicatori di un altro livello, problemi dei livelli sottostanti, problemi di quel livello lì. Guarda adesso, la frequenza è sbagliata, non è una per turno di K2, ma tipicamente una per settimana. Poi lo correggiamo. Una struttura complessa è quando comincio ad avere centinaia di persone che si muovono all'interno di un centro distributivo, devo creare delle sotto aree dove ho dei team leader che guidano quel team di persone.
perché altrimenti se io ho un team leader, un capo turno con 100 persone sotto, diventa inefficace di fatto il suo ruolo. In questa realtà qua abbiamo suddiviso in quattro macro team: il team dell'inbound, il team del picking, il team del packaging e il team dell'outbound, creando dei team leader. E come la logica di prima, c'è l'escalation e la frequenza, quindi diventa sempre più dilatato il tempo di incontro, cioè l'intervallo dell'incontro tra uno e l'altro, quindi passo da un turno, un giorno, una settimana. In questo caso qui vi ho messo, se vedete, tre puntini sopra di K2 per dirvi che in realtà in questo centro distributivo i livelli ce ne sono di più, perché poi c'è il K3 e K4 in cui entra anche la parte amministrativa, la parte customer e la parte supply chain mondo, perché questo è un centro distributivo che serve a tutto il mondo. Quindi, se capisco bene, nella crescita, in questo percorso di crescita che stanno prendendo i centri distributivi, è importante riuscire a replicare delle unità coordinate piuttosto che non crescere con la stessa struttura rendendola più grande, quindi moltiplicare magari i team e poi coordinare team di una grandezza gestibile piuttosto che non avere un unico mega team che si occupa su tutto il processo. Sì, cioè questo è fondamentale, ma è un po' quello che è successo sulle linee automotive, le linee che sono quelle più spinte di fatto al mondo, no? Anche lì una linea lunga centinaia di metri viene segmentata in n pezzetti, dove all'interno c'è un gruppetto di 10 persone con un team leader. Quindi è fondamentale che un team leader abbia sotto di sé un gruppo, fatemi dire, ristretto di persone, altrimenti non diventa inefficace, come dicevo prima, il suo lavoro. Perfetto. Anche perché qua sono attività molto operative, cioè non è un'attività di delega, di concettuale, un'attività fisica, è un'attività anche, puoi dire, molto, molto stressata, molto tirata. E qui si parla di consegne, oggi mi arriva la merce, domani deve ripartire, quindi è tutto un meccanismo iper velocizzato, iper stressato, quindi devo avere delle persone che sono molto, cioè devono avere il presidio della loro area, altrimenti basta niente che mi perdo centinaia di consegne. Allora, passiamo ai cantieri. Allora, questo cantiere l'abbiamo chiamato pool packing, poi vediamo come mai questo nome. Allora, la realtà, quindi quando siamo entrati, cosa ci siamo trovati di fronte? Un'azienda che assembla e confeziona, quindi quando parlo di confezionamento primario, ma non inteso un barattolo che contiene un liquido, ma fatemi dire un rastrello, uno spruzzino, un tipico oggetto da GDO che ha un cartoncino che gli permette di essere appeso su un display. Spero di aver reso l'idea. Sì, dice. Ok, e qui come dire, la logica di riempimento, io ho messo magazzino prodotto finito, in realtà è un centro distributivo vero e proprio, la logica con cui riempivano questo centro distributivo è una logica MRP con previsionale. Funzionava talmente bene questa logica che di fatto, vi ho riportato l'indicatore più importante, avevano penali del 4% sul fatturato. Questa azienda qui fornisce GDO, sapete bene che le GDO sono molto, come dire, virtuose da un certo punto di vista nei loro spazi, poi però cominciano a essere molto, molto forti e aggressive nel momento in cui la merce che loro riordinano non gli viene consegnata in tempo. Quindi di fatto loro scaricano i loro magazzini e, come dire, per essere molto più, come dire, efficienti, snelli, eccetera, scaricando sui fornitori. Il fornitore, quando fa questo patto di fornitura, ha dei vincoli molto stringenti, no? Sì. Quindi il tema penale è il tema un po', come dire, quello più caldo, ecco. Allora, qui con una serie di ragionamenti, simulazioni insieme ai team dell'azienda abbiamo fatto il primo passaggio, il primo cambio epocale. Allora, cercherò di essere chiaro, partiamo da destra. Completamente a destra, vedete che viene riportato area aggiungo e supermarket prodotto finito. Allora, supermarket prodotto finito, in sostanza che cos'è? Sono degli scaffali altezza uomo a gravità, non quindi per raccogliere bancali, ma per raccogliere pacchettini, gli oggetti già confezionati in configurazione, fatemi dire, da display, già pronti.
Quindi il primo cambio rispetto a prima è che mentre prima io operatore logistico, io picchierista, mi muovevo all'interno di questo centro distributivo che era però organizzato per raccogliere dei bancali, quindi corsie molto lunghe, molto alte, e dovevo utilizzare dei muletti per prendere magari tre scatole, in questo caso qui mi muovo a mano con un carrellino, come se andassi a fare la spesa all'Esselunga. E quindi capite bene che qui la velocità di picking di risposta è incredibile, è allucinante rispetto a prima. L'altro punto è l'area JJ, area Giungio. Giungio vuol dire sincronizzato con l'ordine. Quindi mentre nel supermarket prodotto finito io ho la merce che sta lì, come se andassi a fare la spesa all'Esselunga, quindi trovo di tutto in maniera indifferente rispetto a quello che io vado, rispetto a quello che io voglio, rispetto alla mia lista della spesa, l'area Giungio vuol dire fatto su ordine. Quindi è come dire, io chiamo il macellaio e gli chiedo, non so, un determinato taglio di carne, io quando arrivo lui me lo fa trovare pronto ed è fatto solo per me. Questa è l'area Giungio, quindi viene confezionato un articolo solo per quel cliente. E quindi mi trovo, vi ripeto, un supermarket che viene gestito con la logica Kanban, quindi col cartellino. Per chi non è pratico, logica Kanban, semplicemente vuoto pieno. È come dire, ho due bottiglie, se una la finisco e quella mi chiama qualcuno che me la venga a riempire, intanto io ho un'altra e posso bere da un'altra. Quindi il passaggio rispetto a prima è un confezionamento primario dettato da un segnale Kanban, okay, vuoto pieno. Il conf sono delle proprie vere linee di confezionamento, quindi abbiamo tolto dalle linee di assemblaggio la parte di confezionamento, abbiamo realizzato delle linee di confezionamento con alle loro spalle, a monte di queste linee, dei piccoli supermarket dove trovavo l'oggetto finito. Qui ho messo componente perché questa azienda li chiama componenti, in realtà è l'oggetto che può essere utilizzato ma senza il suo packaging. Anche qui il richiamo dei componenti dal magazzino avviene sempre logica Kanban, e quindi questo sistema diventa iper efficiente. Fino al magazzino componente, dal magazzino componente indietro, tuttora abbiamo mantenuto logica MRP, anche perché noi solitamente introduciamo i cambiamenti passo dopo passo per evitare effetti anomali. Perché è venuta questa soluzione qua? Giusto per essere chiari. Perché nella soluzione ESIS cosa facevano? Su previsione andavano a confezionare i loro oggetti. I loro clienti chiedono un confezionamento per ogni area geografica, quindi se io spedisco in Russia voglio una determinata lingua sul packaging, se io spedisco in Europa utilizzerò l'inglese, se io spedisco in Africa un'altra lingua, America Latina un'altra, Brasile un'altra e così via. E quindi capitava molto spesso, ed ecco perché qui le penali, che aveva un magazzino, ad esempio, la merce per l'Europa, dove non c'era domanda e in realtà c'era richiesta per il Brasile. Infatti con questa prima soluzione abbiamo azzerato le penali, ridotto il 10% dello stock e abbiamo fatto un salto di produttività da parte dei ragazzi della logistica. Il passo successivo, lo stiamo costruendo, è agganciare gli assemblaggi al magazzino componenti, magazzino, ripeto, componenti inteso comunque un prodotto finito senza il packaging. Qui il passaggio è un po' più delicato perché abbiamo n reparti, n linee di assemblaggio che dobbiamo switchare da una logica MRP a una logica Kanban. La logica MRP, cioè l'MRP loro rimarrà sempre in piedi per creare dei dimensionamenti di capacità su periodi molto lunghi, semestrali piuttosto che l'anno, ma solo per fare delle simulazioni in termini di capacità verso i reparti interni e verso i fornitori, solo per quello, il resto verrà tutto gestito logica Kanban. E qui più o meno dalle simulazioni che abbiamo fatto, sempre zero penali, avremo una riduzione del 30% dello stock e un 50% di produttività. Questa è la stima che abbiamo fatto. Per riassumere, il cambio di paradigma, quindi il cambio forte che è avvenuto all'interno di questo centro distributivo, quindi di questa realtà aziendale, è stato uno, la clusterizzazione dei clienti. Prima non vi ho detto, ma in maniera indistinta trattavano le varie GDO all'interno di questo centro distributivo.
E ogni GDO, quindi ogni brand, ha un po' le sue logiche, e trattare tutti nella stessa maniera è la cosa più sbagliata. Come dire, se io ho un'officina, una persona mi arriva, con tutto rispetto, ma una persona che mi arriva con la Panda usata degli anni 90 e mi arriva uno con la Ferrari, non posso trattarli tutti nella stessa maniera, ma non per questioni di denaro eccetera, ma proprio per questioni di caratteristiche cliente. Il secondo punto è il passaggio da logica push, quindi previsionale, a logica pull, quindi tirata dalla domanda. Il terzo è un confezionamento su ordine Kanban, quindi non utilizzo più il previsionale e lotti molto 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 grandi, quindi un valore di magazzino enorme, quindi capitale circolante fermo, ma vado a ridurre drasticamente lo stock finito pronto per essere spedito, e però aumento le frequenze di confezionamento e di allocazione. Il quarto punto è il salto da un magazzino tipicamente per allocazione di bancali a degli scaffali a supermarket. Quindi immaginatevi, se voi andate a fare la spesa all'Esselunga, è tutto ottimizzato per fare la spesa dall'uomo, quindi con le mani, quindi prendere gli oggetti degli scaffali e mettere nel carrello. Se voi invece, non so se siete mai stati, andate alla metro, ecco, quindi lì già diventa un po' diverso. Infatti ci troviamo i bancali all'interno delle corsie, quindi io, per garantirmi come dire, il prelievo di un mix di prodotti, ecco che devo fare più metri, quindi ci metto più tempo. L'ultimo è l'abolizione del muletto all'interno dell'area del centro distributivo, quindi il muletto rimane solo per scaricare le merci e per caricare le merci sui camion, ma all'interno abbiamo introdotto il mezzo, come lo chiamiamo noi, o mezzo sumaci, quindi un trenino banalmente con dei vagoni che a tappe prefissate, con degli orari prefissati, prende e porta via il materiale confezionato piuttosto che porta i vuoti come i bancali, i cartoni, eccetera. Bene, direi il caso 4 lo lascerei nella documentazione, visto l'orario, magari se vuoi darci una scorsa sulla parte 4.0 che accennavi nell'agenda in partenza. Sì, così lo lasciamo all'analisi, alla riflessione anche di chi poi... giustissimo così, però ricordiamo a tutti appunto che nella documentazione ci saranno un po' di informazioni in più, come sempre, e che avrete tutti i nostri riferimenti per fare domande, approfondimenti anche nei prossimi giorni, come stiamo già facendo ormai da lungo questo mese. Vedo che questa modalità qui funziona molto. Bene, 4.0, cosa c'è di nuovo? Allora, per alcuni operatori logistici, fatemi dire, c'è poco di nuovo. C'è quello che vi ho riportato in alcuni ambienti, se vogliamo parlare di RFID, piuttosto che i robottini che vedete che portano singoli pacchi o scaffali tipicamente presenti in Amazon, piuttosto che i robottini che assistono gli operatori durante il picking, ampiamente utilizzati in DHL. Quindi questo, diciamo, per alcuni operatori è come dire, il normale, mentre per moltissimi centri distributivi aziendali è già un salto quantico. Quindi ve li ho riportati così, se qualcuno non, come spunto di riflessione. Le nuove frontiere, ecco, chi questo lo già dà per assodato è degli AGV che riconoscono i pacchi, che fanno loro direttamente il picking degli oggetti, quindi stanno sviluppando questo tipo di tecnologia, quindi una sorta di man free. E il secondo sono i droni, quindi già stanno sperimentando la consegna di piccoli oggetti, soprattutto in metropoli, consegna a casa tramite i droni. E questo sulla parte hardware. Se poi passiamo sulla parte software, qui vi ho riportato una bellissima mappa abbastanza rappresentativa di software house, startup che sono presenti sul mercato, divise per, come dire, tipologia di necessità o comunque di applicazione. Qui ce ne sono N, in realtà ce ne sono altre magari anche più conosciute e più grandi. Sì, c'è un grande fermento in tutto il settore, vediamo, anche noi lo sappiamo bene perché comunque le incontriamo in molte realtà queste cose. Non c'è ancora uno standard dominante, quindi ognuno sta sperimentando, sta investendo, sta sviluppando più standard, e quindi è ancora molto aperto, ecco, come possibilità.
Ma in ultimo vi ho messo alcuni libri che sono insomma, abbastanza interessanti. Quelli sotto, le fondamenta, sono i nostri, Total Flow Management, Kenba Kaizen e l'ultimo uscito, Operating Model Canvas, queste sono un po' le basi. Poi ci sono libri insomma, interessanti da cui attingere varie informazioni che vi ho riportato. Sono alcuni, se ne sono era così giusto quelli che mi hanno certo. Fatto. Sì, comunque un inizio di approfondimento, perché abbiamo detto appunto in questo webinar abbiamo toccato magari pochi punti rispetto a quelli che ci sarebbero da toccare nella logistica, ma speriamo di aver suscitato in voi la curiosità e di avervi almeno aperto a ulteriori approfondimenti che potete fare cercando materiali esattamente come stiamo facendo noi, avendo anche l'occasione di sperimentarlo in realtà molto, molto diverse. Ma io avrei terminato, se vogliamo. Bene, grazie Emanuele, non vedo ancora domande, quindi direi intanto ti ringrazio per la preparazione di questo percorso e per la documentazione che adesso distribuiremo a tutti quelli che la vorranno richiedere, e chiaramente diamo anche i tuoi riferimenti, perché se ci sono domande o approfondimenti si possono fare tranquillamente nei prossimi giorni. Vi do intanto appuntamento al martedì prossimo, quando parleremo sempre di flusso nel mondo dei servizi, quando però come nel mondo del retail, quindi i supermercati, i GDO, ma anche i negozi, le catene di negozi, il cliente attraversa il processo e quindi ne è parte e quindi bisogna capire anche il flusso come viene impattato da questo punto. Saranno con noi Bruno Fabiano e Carlo Ratto, che ci racconteranno qualche best practice di questo tipo. E vi lascio, oltre alla bibliografia importantissima che ha introdotto Emanuele da questo webinar, grazie anche dell'idea, avremmo potuto farlo precedentemente, però mano a mano che li facciamo cerchiamo anche di perfezionarci e di darvi qualche spunto in più. Vi ricordiamo i percorsi di Kaizen Online, la nostra piattaforma attiva a livello globale ormai da 4 anni, dove potete fare dei percorsi di approfondimento, dei veri e propri master online, che è una modalità che in Italia finora è sempre stata un po' non usuale, ma che le nuove condizioni di Covid, quindi della quarantena forzata per molti settori industriali, ci ha reso molto molto più familiare, quindi qui trovate tutti i riferimenti. Bene, grazie ancora per l'ascolto, ricordo di compilare il form per ricevere i materiali, se avete domande durante questa settimana commentate pure i nostri post o scriveteci direttamente, avete tutti i nostri riferimenti. Buona giornata.